Mi può ricordare i tempi? Sì, ah, i tempi minuti. Raddoppiati. Vabbè. Quindi se può parlare per 20 minuti. Sì, Presidente. Va bene, rompo il ghiaccio e comincio io. Ci troviamo davanti a una manovra, il bilancio di previsione 2014, che personalmente ritengo il primo vero bilancio di questa amministrazione, dal momento che l'anno scorso si è necessariamente dovuti procedere a seguito della fine del commissariamento, delle nuove elezioni, si è dovuto procedere in realtà su un bilancio già strutturato precedentemente. E l'anno scorso ricorderete che il mio voto finale, essendomi però astenuto sulla parte relativa alla manovra di imposizione fiscale, il mio voto finale fu, diciamo, di appoggio del bilancio, proprio in virtù del fatto che si trattava all'epoca di un bilancio d'emergenza, quasi un rendiconto, che giungeva al fine, Presidente, non è partito il tempo, che giungeva al termine di un anno molto particolare e soprattutto a termine di circa un anno e mezzo in cui la città complessivamente era senza bilancio, un bilancio di emergenza, quindi, in cui i margini, diciamo così, di espressione di quella che l'assessore Martorano l'altra volta ha definito la visione della città, della giunta Piccitto, i margini di espressione di quella visione erano molto ristretti. Quest'anno ci si aspettava quindi dei margini di espressioni maggiori. Da qui la sorpresa prima e il disappunto poi del mio movimento, il Movimento Città, nell'analizzare questo bilancio, sorpresa, disappunto, che si sono concretizzati in un giudizio motivato di profondo disaccordo per quello che questa giunta sta formalizzando all'interno di quest'Aula con lo schema di bilancio di previsione 2014. Vorrei articolare le mie riflessioni partendo innanzitutto da alcuni documenti ufficiali, secondo me importanti. Si tratta intanto dei principi di ordinamento contabile emanati dal Ministero dell'Interno e rivisti nel 2008, poi soprattutto di due documenti recenti della Corte dei Conti, un documento che è di indirizzo per i bilanci di previsione 2014 e questo documento della Corte dei Conti emanato il 12/6 fa particolare riferimento a quei bilanci che vengono approvati in ritardo come il nostro e che quindi vengono approvati all'interno di un'amministrazione che di fatto opera in dodicesimi, ritenendo patologico questo tipo di procedere e un modo di procedere che espone a molti rischi. Allora, prima riflessione sull'espressione che utilizzò l'ultima volta l'assessore Martorana: ecco la visione di città della giunta Piccitto. Questa visione di città prevede un intervento di bilancio a fine luglio in condizione, cioè, di bilancio in dodicesimi prolungato, quasi patologico. Perché è grave questo aspetto? Perché il bilancio di previsione ha valore autorizzatorio e nel momento in cui viene posto in votazione in consiglio a fine luglio, il consiglio non ha più quel potere che avrebbe potuto e dovuto esercitare su questi atti. Il bilancio cioè ha proceduto in qualche modo su binari iniziali, se non, come viene espresso anche in questa relazione, quasi al buio, lasciando cioè l'amministrazione priva di quegli indirizzi che avrebbero potuto determinare un buon appostamento in visione strategica delle entrate e una buona considerazione anche delle spese, spese che, dice la Corte dei Conti in questa precisa relazione di indirizzo, spese che in queste condizioni rischiano di andare completamente fuori controllo. Da qui l'importanza dei revisori dei conti, i quali in questa relazione vengono invitati ad operare durante tutto l'arco dell'anno del bilancio provvisorio. Perché? Perché dovrebbero esercitare un controllo sugli uffici in merito alle linee
di direzione varate dall'amministrazione al fine di evitare i rischi di cui dicevo sopra io, scarso appostamento delle entrate e rischi derivanti dalla crescita della spesa, soprattutto in considerazione del fatto che più interventi normativi hanno determinato precisi limiti di spesa. Ma non solo, qui raccolgo una segnalazione provenuta da amici di Partecipiamo. C'è un decreto legislativo, il 66 del 2014, che rinforza ulteriormente questi criteri di limiti della spesa e impide ai comuni, anzi obbliga i comuni insieme ad altri enti locali a partecipare in maniera consistente al risparmio generale, la cosiddetta spending review dello Stato. Ebbene, i revisori dei conti, secondo questa relazione, ripeto, di indicazione della Corte dei Conti, i revisori dei conti sono chiamati a valutare l'incidenza sui bilanci di previsione approvati con ritardo, l'incidenza dei criteri del decreto legislativo 66-2014. Di questo criterio io non trovo alcuna traccia né all'interno della relazione programmatica né all'interno della relazione dei revisori. Poiché però la Corte dei Conti aveva detto che quest'anno non avrebbe emanato altri documenti, diciamo, di indirizzo, e che avrebbe esentato i revisori ad inviare la relazione di previsione alla Corte dei Conti, probabilmente, presumo, i revisori avranno pensato che questi controlli potrebbero essere fatti ex post, cioè in fase di rendiconto. Si tratta però, a mio avviso, di una mancanza grave, dal momento evidente che tutta l'amministrazione, a partire dal momento in cui è stato emanato questo decreto legislativo, non ha potuto disporre delle linee guida di contenimento della spesa che è necessario emanare. C'è poi un'interessante relazione di rendiconto della Corte dei Conti sui conti della Regione Sicilia e degli enti locali comunali, emanato il 3 luglio 2014. Viene fatta un'analisi molto interessante delle entrate dei comuni siciliani. I comuni siciliani hanno un vizietto parzialmente superato dai comuni invece delle regioni ordinarie, cioè quello di continuare a confidare eccessivamente nelle entrate centrali, cioè nei trasferimenti statali e regionali, e di non riuscire ad adeguare in maniera consistente il proprio prelievo tributario, cioè praticamente a non rendersi autonomi di fatto. Assolutamente residuale poi l'incidenza delle entrate extratributarie. Ebbene, il comune di Ragusa, con questa manovra, ma già l'anno scorso, inverte, supera questi limiti della finanza degli enti locali ragusani e si attesta invece su più salutari, a mio avviso, percentuali tipici dei comuni delle regioni ordinarie, le quali hanno un 51% circa, i dati sono però riferiti al 2012, quindi saranno cresciuti, di entrate provenienti da manovra impositiva locale, il 27% solo sul titolo 2, quindi le entrate di trasferimenti regionali e nazionali, e un 22% di entrata extra tributarie. La Corte dei Conti rileva come sia assolutamente importante rivalutare l'elemento del titolo terzo, l'entrata del titolo terzo, l'entrata extracomunitaria. Bene, anche rispetto ai dati e quindi ai percentuali dei comuni medi del nord, il nostro comune si sta collocando bene, nel senso che ha aumentato le entrate impositive, ha ovviamente necessariamente rivisto al ribasso i trasferimenti locali e nazionali, ma quest'anno soprattutto ha un introito eccezionale nelle entrate extratributarie, 15 milioni di royalties aumentate già nel 2013 con la decisione del governo Crocetta, cui ha contribuito e infatti fu intestata come la propria vittoria, ha contribuito notevolmente il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, tentativo a gennaio poi di ridurre notevolmente queste royalties fallito. Dobbiamo quindi ipotizzare che molto probabilmente, almeno per il prossimo anno,
questo comune potrà contare di altrettante entrate, cioè in 2 anni un'entrata extra tributaria di 30 milioni di euro, un lusso rispetto a tutti i comuni siciliani, un grosso vantaggio rispetto a tutti i comuni delle regioni ordinarie se considerate le percentuali che ho detto prima. E tuttavia, sempre la Corte dei Conti rivela che è assolutamente importante, quasi prioritario, agire sulla leva del recupero fiscale, perché nel momento in cui cala ovviamente il trasferimento nazionale, nel momento in cui non si dispone di adeguate introiti extratributari, attenzione a questo passaggio, nel momento in cui non si dispone di altre entrate extratributarie, diventa fondamentale il recupero dell'evasione, che può comportare non solo l'equilibrio, un maggiore equilibrio di bilancio, ma anche e soprattutto un riequilibrio tra le classi sociali della manovra impositiva. Ultima raccomandazione che voglio ricordare, sempre presente in questa relazione della Corte dei Conti, che a mio avviso doveva essere tenuta molto in considerazione, e l'allarme sulle spese. La spesa viene definita ipertrofica in Sicilia, una spesa che addirittura arriva all'87%, lasciando spese finali, lasciando un misero 13% agli investimenti. E sugli investimenti, la grande nota dolente di questa relazione: è quasi criminale lasciare una percentuale così bassa di investimenti in un bilancio comunale, soprattutto in una contingenza economica particolare come quella nazionale, soprattutto nei comuni siciliani. Perché faccio quest'ampia introduzione? Perché noto che il bilancio di quest'anno avrebbe potuto, con questo introito extra di 15 milioni, più 10 milioni circa rispetto all'anno precedente, che già aveva incassato più del doppio dell'anno precedente ancora, il nostro bilancio con questo introito extra aveva a disposizione almeno 10 milioni da riversare in investimenti. Gli investimenti derivati da questa entrata sono pari a zero. Nonostante quello che dice con molta chiarezza una normativa locale siciliana, la quale indirizza prevalentemente gli introiti derivanti da royalties per l'incremento dell'occupazione, per l'investimento, per l'economia locale. Tutto questo in questa manovra non c'è, e mi ritorna la frase di chiusura del discorso dell'assessore Martorana: questa manovra rivela la visione della giunta Piccitto, appunto, una visione senza investimenti, senza considerazione della contingenza economica drammatica di questa città. E come hanno risposto a questa contingenza economica? Con una mancia, 4 milioni e 3 già destinati per l'importo dell'1 per 1000 della TASI, azzerati, prelevando da quei fondi che dovevano essere utilizzati per gli investimenti. Una mancia perché, se guardate le tariffe imposte da altri comuni in Italia che non si sono accontentate dell'1 per 1000, sono arrivate al 2 per 1000, ai ceti medi bassi questo tipo di manovra non avrebbe comportato un esborso così straordinario. Se voi considerate che una parte degli introiti di questa parte, anche minima, degli introiti extra potevano essere più adeguatamente utilizzati, senza rinunciare all'introito TASI, per un riequilibrio sociale della manovra impositiva, vi rendete conto che questa manovra TASI, così, è questo azzeramento della TASI, in realtà ha messo in pericolo l'equilibrio di questo comune. L'equilibrio di questo comune si basa su un'entrata extratributaria straordinaria, un una tantum, che anche per motivi di etica finanziaria andava utilizzata in ben altro modo, andava utilizzato per il risanamento dell'ambiente, la bonifica dei territori. La Goletta Verde ha fatto recentemente tappa a Donna Lucata e ha esposto un allarmato report sugli inquinamenti, sulla necessità di bonificare, purificare le acque di scarico. Di tutto questo consiglio rappresento io solo, nessun rappresentante dell'amministrazione. Evidentemente
certi discorsi di goletta verde non interessano. Ma in realtà il comune di Ragusa, da quel report, usciva accusata anche dai comuni vicinori di procurare dei danni ambientali. Quindi una parte di questi denari solo perché derivano da una possibilità di rischio e danno ambientale dovevano essere utilizzati al ristoro di questo danno. Ma la parte principale avrebbe dovuto essere investita in energia, in ambiente, in energia sostenibile alternativa. Bisognava finanziare una manovra pubblica, e scusate se sono keynesiano, ma questa è l'unica chiave al momento che abbiamo per poter rimettere in moto l'economia. Bisognava finanziare un intervento pubblico nel settore delle energie sostenibili e rinnovabili, nell'efficientamento energetico. Di che cosa? Degli immobili pubblici e degli immobili privati. Si poteva fare, c'è una cosa che si chiama PAES e non ha bisogno di aspettare dei finanziamenti straordinari europei, si può cominciare a finanziare subito. Abbiamo parlato noi di Movimento Città del progetto Condomini Intelligenti, un'operazione che necessita di un fondo da parte del Comune, molta attenzione, capacità di fare regie insieme agli operatori locali, un'operazione che può mettere in moto un meccanismo virtuoso che comporta a spese zero per i condomini l'efficientamento energetico, il taglio delle spese energetiche, la rivalutazione degli immobili. Questa è solo un'idea, se ne possono trovare tante sempre che si abbiano le idee. Si poteva fare tanto. Con questi 15 milioni si è preferito coprire una manovra elettoralistica come quella dell'azzeramento della TASI, che ahimè in tema di déjà vu mi ricorda tanto una manovra di un altro politico, manovra demagogica. E poi si è andato a coprire anche una sottostima di 2,5 milioni dell'incasso IMU. I revisori di conti ci hanno detto: noi seguiamo il principio della prudenza, giustissimo, lo ritrovo in tutti gli indirizzi che ho letto qui, ma in quegli indirizzi c'è scritto pure che operare in maniera prudenziale eccessiva può determinare in realtà un occultamento di dati relativi alla reale situazione finanziaria dell'ente. Io ritengo che questo taglio di previsione non abbia nulla a che vedere con la virtuosa decisione di ridurre i residui attivi, ma crei un disavanzo, un avanzo che non so poi che tipo di utilizzo avrà. Ci dobbiamo aspettare una manovra alla TASI bis il prossimo anno con gli avanzi di bilancio. L'incassato dell'IMU pare abbia superato i 17 milioni, questa stima prudenziale risulta eccessivamente prudenziale e quindi punitiva rispetto al bilancio. Magari in un secondo intervento, dopo aver seguito il dibattito, evidenzierò anche altri elementi che non ci convincono di questa manovra, ma il dato fondamentale, essenziale, credo di averlo centrato. Aggiungo un'ultima riflessione. Noi non abbiamo mai conosciuto, sentito in quest'aula, linee programmatiche di mandato, relazione di previsione adeguata, articolata, che partisse da una seria analisi delle esigenze del territorio, delle contingenze ed evidenziasse anche finalità, obiettivi da conseguire. Non abbiamo mai visto finora un piano strategico, che pure è previsto dalla legislazione, è previsto dal TUEL, è previsto anche da questi principi di cui parlavo prima, cioè principi, diciamo così, di buon governo delle entrate, perché si parla chiaramente di un piano generale di sviluppo dell'ente. Anzi, si dice che prassi buona sarebbe, e io dico dovrebbe, deve essere, per un'amministrazione che è stata votata sulla base della promessa di partecipazione e inclusione dei cittadini, dicevo, prassi buona dovrebbe essere quella di fornire prima del bilancio gli elementi di programmazione, le linee di programmazione su cui si intende muoversi l'amministrazione. Se voi quindi sommate l'abitudine patologica a portare
un bilancio a fine luglio, il che significa, come abbiamo visto, già infrangere il regime autorizzatorio e limitare fortemente le possibilità di intervento del Consiglio. A questo aggiungete anche la scarsa comprensibilità per i cittadini di questo bilancio, cosa ancora più grave per una giunta di questo tipo. E ci mettete pure l'assenza di elementi programmatori chiari, condivisi, portati in aula. Io mi domando, è questa la visione della città della giunta Piccitto? Ritirate questa manovra, siete ancora in tempo, tanto oramai siamo a fine luglio. Riunite subito le associazioni di categoria, riunite subito le associazioni dei lavoratori, mettete mano a un piano serio che riguardi almeno la metà delle royalties che avete ricavato per gli investimenti in città, altrimenti perderemo almeno un anno e mezzo di tempo cincischiando. Grazie. Grazie, consigliere Alacco. Consigliera Migliore.